Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Schrödinger Hut con me, Gabriele. Ciao a tutti, buongiorno. E oggi torna il Fox Explorer. Siamo tornati con il format open source più cercato al mondo, Più quantomeno in atteso Italia. dell'anno. Tant'è che ci sono arrivate anche delle segnalazioni e quindi li proporremo in alcune li proporremo in questo episodio. Voglio ricordare prima di iniziare che ci trovate su ogni social, ad eccezione degli antisocial, quindi TikTok e Parler, non siamo presenti su quei canali. Ci trovate anche sul sito web schrodinger-hut.it. Detto questo, possiamo procedere con le 5 repository di dicembre e di questo primo inizio di anno. Prima sessione Cominciamo del mese subito con dicennale. Beautiful React Diagrams. Ne puoi parlare te, ne parlo io. Ecco, spieghiamo intanto cos'è, perché c'è tanto da dire. Intanto faccio vedere un po' di il playground che hanno creato i ragazzi. Che è una collezione di componenti React leggeri per costruire dei diagrammi. Possiamo vedere che, non so se lo stai facendo vedere, è molto semplice, sia da un punto di vista grafico, ma anche la documentazione ho visto che è fatta molto bene. Ci sono un sacco di feature, tra cui, vabbè, come dice anche Readme, facile da utilizzare e facile anche da customizzare, una parte molto importante per ogni software che si rispetti, ma è anche molto semplice e leggero. Sì, esatto. Non è altro che un chiamiamolo framework in React per creare delle mappe concettuali. Nel mentre stavo scorrendo la documentazione per farvi vedere, diciamo, una panoramica di quello che è il framework. E ora, normalmente noi usiamo XMind per fare un attimo queste mappe concettuali, però paradossalmente può essere davvero utile, magari per un'implementazione su un progetto effettivo in React, ovviamente, un qualcosa portabile come questo framework. È dinamico, dovrebbe Chi essere anche l'ha usato creato per. sono i ragazzi Beautiful Interactions, che è diciamo un'azienda, possiamo definirla tale, open source. Sto mostrando il loro sito, è veramente ben realizzato, tant'è che il loro team, appunto, sono presenti molti front-end developer e non poteva essere altrimenti. E quindi facciamo davvero un grande applauso sia per la libreria che hanno creato, che comunque ha avuto molto successo su GitHub, e quindi lo È sta vendendo nel utilizzata, mondo open source, non c'ha solo nel panorama più di due. italiano, quanto più nel panorama internazionale. E è molto bello vedere come un'azienda riesce comunque a portare avanti l'open source di questo genere, portando anche a casa diversi risultati. Su GitHub facciamo un attimo vedere il profilo di Antonio Ru. Non vogliateci male con gli altri ragazzi, l'abbiamo semplicemente selezionato perché è, diciamo, colui che ha fatto più contribuzioni all'interno della Beautiful React Hooks, scusate, Diagrams, e appunto ha contribuito a tutto ad altri repository, tra cui anche gli stessi hook, ad esempio, di Beautiful React. React. E niente, che dire, veramente ottimo lavoro. E Gabi, se sei d'accordo, passerei avanti con il prossimo. Certamente, E abbiamo Marco. atterriamo su Marco con Quanto Manca. Che Gabri, cosa dici riguardo questo? Ma è un bellissimo sito che vuole un po' far vedere più o meno l'andamento delle vaccinazioni in Italia, anche diciamo in maniera un po' scherzosa, se così si può dire, considerando che se non so se l'hai già aperto il Sì, sito, sì. continuando di questo passo raggiungeremo l'immunità di gregge il 2022, ed è un dato veramente, dal mio punto di vista, molto, molto interessante.
Marco è uno studente di informatica di Milano ed è, credo abbia il focus sulla gestione dei dati, sull'analisi dei dati. Ha fatto anche ha molte altre repository e secondo me è da tenere in considerazione come contributor open source. Sì, tant'è che dal 2020 a questa parte, fine 2020 a questa parte, ha davvero contribuito molto, almeno su GitHub, poi non sappiamo anche in altri canali. Tant'è che appunto dicevi bene perché ha davvero tante repository proprie e anche diverse contribuzioni verso altre. Quindi nel mondo open source si sta muovendo davvero molto bene. Anche lui si focalizza molto su i bot Telegram, se vogliamo dirlo tutta. Torniamo nel 2020, ne avremo visti non so quanti di botto Telegram. Esatto, però è sempre piacevole trovare comunque una linea, no? Tra 2020 e 2021, e poi è questo che fa questo format, portare diciamo, al pubblico un po' le repository che sono passate in sottobanco, non proprio alla luce di tutti, soprattutto repository appunto di autori italiani. Detto questo, andiamo avanti. E arriviamo a una persona di cui io e Gabriele abbiamo una stima immensa. E parliamo appunto della repository Wiremock, che è una repository innominata un po' in Rust. Il Rust. Dicevamo prima che c'è una linea, un filo rosso che collega 2020 al 2021, e Ed beh, è Rust. ecco, ed è Rust insieme ai bot di Telegram. Cos'è Wiremock? È una libreria di testa per eseguire delle richieste HTTP per appunto interagire con API di terze parti o comunque fare richieste HTTP in generale. Dentro il README troviamo una piccola documentazione, una specie di getting started. È veramente ben fatta. Io mi sto approcciando al mondo di Rust. Perché ormai non potevo fare altrimenti, e penso anche Gauri, dato che ogni volta che apriamo questo format, le repository che Esatto. abbiamo sono principalmente Rust. Sì, in qualche modo lo stiamo imparando. Sì, Almeno ad perché apprezzarlo. sì, spulciando le repository per effettivamente capire di cosa si tratta, alla fine ci sta piacendo molto, anche per tutta una serie di design che porta in sé Rust, e appunto abbiamo trovato anche in Luca Palmieri, di cui sto mostrando il profilo GitHub, diciamo come un mentore, possiamo definirlo così, di Eh sì, fatto, del Rust, sì. perché ha partecipato a varie conferenze, ha scritto un libro relativo appunto a Rust, e è davvero ben fatto perché È possibile anche trovare la repository proprio del libro direttamente sul suo profilo. Si chiama Zero to Production. esatto, che appunto ricopre un po' gli esempi che riporta nel suo libro. Poi tutti i link li metteremo in descrizione. È davvero per noi, Luca, lo stiamo conoscendo proprio per essere un riferimento nel mondo Rust. E a noi ci fa molto piacere perché è un riferimento nel mondo Rust italiano, oltre diciamo, a Federico Terzi, che abbiamo avuto il piacere di conoscere nel 2020, ci aggiungiamo anche Luca. Poi Luca, diciamocelo, è facilitato sulla comprensione del Rust perché è un matematico, cioè nasce come matematico e Rust si basa principalmente sulla scrittura di funzioni matematiche, se così si può dire. Ora non so se ho detto una. Vabbè, diciamo che essendo comunque che va a interagire diciamo sulla macchina in sé, ovviamente se hai delle basi matematiche sei forse facilitato perché appunto puoi avere delle performance davvero non indifferenti, quindi per Esatto. niente. Bene, passiamo avanti e proponiamo le ultime due repository che sono
ci sono arrivate dalla community. Recentemente abbiamo aperto un canale Telegram per unire la community di Schrödinger Hat, sia di designer, sia di project manager, sia di sviluppatori e quant'altro. E appunto ci sono arrivate un po' di proposte ed è la prima che ci fa uscire dal nostro mondo di GitHub. Un po', devo dirlo, con un po' di amarezza, almeno dal mio punto di vista. Però ecco, ci arriva da Alfonso, che è un ragazzo che ci segue su Schrödinger, anche sul canale Telegram è molto attivo, e ci propone Mixed UI, che è un mixer audio per il terminale. Command line. È una piccola interfaccia da terminale per sistemi FreeBSD. Esatto. Cosa fa? Lo sto mostrando, è semplicemente... è un mixer. Sì, non fa altro che il mixer audio, veramente sì. Esatto. No, perché come ci spiegava Alfonso nel canale Telegram, c'era questa mancanza di un mixer audio in FreeBSD. Quindi lui ha detto, vabbè, io forse posso riuscire a farlo e quindi poi lo ha condiviso con la community. E ci fa molto piacere questa cosa. Sì, tra l'altro il pacchetto l'ha pubblicato poi all'interno del repository di FreeBSD e quindi lo stanno usando in molti, tutti coloro che probabilmente stanno usando il sistema operativo in questione, anche perché non ha molto altro che quel sistema, quindi davvero, davvero ben fatto e ci fa molto piacere che ci sia arrivato direttamente dall'autore, perché spesso e volentieri siamo noi che andiamo alla ricerca di repository interessanti da poter mostrare poi. Se siete interessati, Alfonso ha anche un suo blog, lo potete trovare nella home del suo profilo GitLab, e scrive un po' delle sue esperienze in su FreeBSD, e sembra molto interessante. È molto tecnico, quindi. Dobbiamo essere onesti, almeno dal mio punto di vista, io non simpatizzo molto per quel sistema operativo, è anche per questo motivo che tentenniamo un po' a dire il nome, come no, nemmeno nei peggior film Far West, però... Però come ci ha detto anche Alfonso, FreeBSD è molto... cioè viene utilizzato per... credo per le console di PlayStation, posso sbagliarmi? Ora, non ne so davvero molto, e anzi praticamente nulla, quindi no, mi limito soltanto a dire che non lo so. Sì. Però ecco, sicuramente Alfonso che ne sa molte e contribuisce molto attivamente alla community, magari se vorrà e ha piacere a spiegarci più nel dettaglio anche quello che fa, perché non è solo questo il repository che ha portato avanti e ha rilasciato pubblicamente nella repository generale dei pacchetti del sistema operativo, ma ne ha fatte davvero tante altre che vengono usate attivamente da tutti gli utenti della community FreeBSD. Quindi davvero ci farebbe enormemente piacere poterne parlare e magari arriverà poi Alfonso nei commenti a diciamo darci riformulare un po' quello che abbiamo detto fino adesso. In ogni caso tutti i link li trovate in descrizione a termine del video. Concludiamo con Urpflanze, spero di averlo detto bene, anche questo è un repository su GitHub. Comunque devo dire che è arrivato almeno in ogni Foss Explorer abbiamo una qualche difficoltà su una qualche repository a pronunciare il nome. Non sarebbe un Foss Explorer se non fosse così. Sì, esatto. cos'è, che cos'è? Cos'è questa libreria? È una libreria per sviluppatori e non, perché è davvero ben fatta, anche proprio nel codice è molto leggibile. È quasi umano, mi verrebbe da dire,
e ti permette di avere, di fare del codice creativo, disegnare forme. È un framework 2D, se vogliamo dirla tutta, e ti permette appunto di realizzare delle piccole forme di arte, come sto mostrando adesso nei ritmi, per appunto magari fare dei piccoli esperimenti sul web, oppure proprio per, diciamo, arricchire il proprio sito personale o il sito del portfolio, perché Sì, appunto con esatto. veramente con piccole porzioni di codice riesci ad arrivare a un risultato davvero estremo, o meglio, estremo per le righe di codice che hai scritto. Quindi da questo punto di vista è veramente realizzato in modo impeccabile. Vi invito anche a leggere, se avete del tempo, proprio il sorgente, perché è veramente fatto bene. L'idea è semplice, ma realizzarla in maniera così trasparente e così immediata per l'utente finale, che è al di là è un programmatore, questa libreria è davvero una forma d'arte anche in se stessa. Poi credo che La abbia, documentazione se non voglio sbagliarmi, un servizio proprio nel sito di Urbflans in cui ti permette di provarlo a mano. Sì, non lo faccio ancora vedere perché Gennaro, che è uno degli autori e sviluppatori della libreria, ce l'ha fatto vedere, ma ricordo che era ancora in beta, Sì, quindi esatto. no, non vorrei appunto far vedere una cosa che è ancora in beta, e quindi diciamo comunque che la documentazione spiega tutte le varie API che sono presenti all'interno della libreria, e ci stanno ancora lavorando, sono molto attivi su questa libreria. L'ultimo commit appunto di circa 10 giorni fa, quindi davvero ci stanno lavorando a spron battuto. E a noi ci fa molto piacere perché ci abbiamo anche parlato con i ragazzi e sono simpaticissimi. Mostriamo Gennaro perché diciamo è il contributo principale del repository, ma ci sono anche altri due ragazzi che ne fanno parte. E insieme formano, diciamo, questa azienda Desidus, di cui sta mostrando il sito web, Uno che diciamo, spettacolo. già dal sito si evince che sono molto creativi, quindi tutti i ragazzi che ne fanno parte. Sì. E niente, con questo, Gabri, era l'ultimo repository di questo False Explorer 11. Finalmente siamo tornati. La nuova Ormai sono stagione tutti di dappertutto. Schrödinger inizia da ora. Esatto, Schrödinger inizia da ora, quindi rimanete sintonizzati e date un occhio ai Iscrivetevi social. al canale. L'abbiamo detto davvero, cacchio, siamo cambiati. Siamo cambiati, non va bene. Non iscrivetevi al canale, Esatto. segnalate il canale per oltraggio all'open source, ma ovviamente sto scherzando. Se volete, ogni tanto siamo live sulla piattaforma Viola, di cui non posso dire il nome, ho scoperto. E ogni tanto lì facciamo live coding, parliamo un po', senza nessun tipo di filtro. Quindi, se volete passare, siamo attivi anche di là, dove di là è indefinito. Ovviamente i link li troverete sia dei repository che dei ragazzi che abbiamo mostrato, sia dei nostri canali social e non. In descrizione, e come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima, ciao a tutti.